Non c'è futuro e lavoro per questo paese se non rimettiamo il lavoro al centro. La lunga crisi che stiamo attraversando dimostra che la ricchezza di pochi e la povertà di tanti non fa lo sviluppo di un paese. Per Susanna Camusso, segretario della CGIL, vincere la crisi si può, ma è necessario rimettere il lavoro al centro di tutto per far ripartire un paese stremato dalla crisi economica. Per questo è fondamentale ripartire dall'occupazione che rappresenta la cultura, la libertà. È l'unico modo per ridare ai cittadini la dignità e la possibilità di realizzare se stessi. Il riferimento della Camusso in particolare è al mondo femminile. Lo fa nella cittadella della cultura di Bari, dove partecipa ad un convegno sul ruolo del lavoro nel contrasto alla violenza sulle donne. L'iniziativa per sottolineare nuovamente che in un paese in cui la violenza nei confronti delle donne è molto alta, in cui il tema del femminicidio resta una nostra attenzione, che il lavoro è una delle strade fondamentali, perché prendersi carico delle vittime non vuol dire solo determinare i processi penali e le punizioni, ma vuol dire soprattutto poter determinare per le donne una condizione di vita libera, e la prima caratteristica per una vita libera è poter avere un lavoro, poter avere una propria autonomia, poter dedicarsi ai propri progetti. Esattamente per questo che poi diciamo il lavoro salva. A sostenere le idee della Camusso è il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che parla dei femminicidi e dell'esclusione delle donne dagli ambiti lavorativi come un impoverimento di tutta la società. Credo che la nostra società debba sempre di più avere la comprensione del fatto che l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro, dai ruoli fondamentali di direzione della società, non è soltanto una violenza nei confronti di una parte del genere umano, è un impoverimento di tutta la società. Ormai gli indicatori economici ci dicono che quando cresce la presenza delle donne nel lavoro, il talento delle donne produce un beneficio per tutta l'economia. E prima di partecipare al convegno dedicato al contrasto alla violenza sulle donne, Susanna Camusso ha visitato il centro di accoglienza per richiedenti asilo Cara di Bari, che attualmente ospita 1.400 persone a fronte di una capienza di 800. Riferendosi alla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre scorso, durante la quale persero la vita oltre 300 immigrati, ha detto: «Mi auguro che ci sia davvero un'inchiesta che individui la responsabilità di aver deciso tutto ciò». Contemporaneamente l'inchiesta, ha aggiunto, bisogna che non ci siano gli annunci per avere strutture, personale e possibilità durante i giorni della tragedia, dimenticandosene il giorno dopo. Infine, ha dichiarato la Camusso, questa esperienza, come tante altre, insegnino che bisogna fare gare che prevedano il rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto delle condizioni di chi ospitiamo, che bisognerebbe ospitare per un tempo breve e che hanno diritto ad avere risposta in fretta.